Ritornano gli appuntamenti con la Cattedra dei Non Credenti ad Ogliastro Cilento, un appuntamento che si rinnova per il secondo anno consecutivo e che mette al cuore della discussione i temi caldi su cui oggi la fede è chiamata ad interrogarsi. Ecco, di cosa abbiamo parlato oggi? Oggi abbiamo parlato proprio del dolore, della sofferenza, questa domanda proprio che ogni uomo si pone, così come la fede e il cristianesimo in generale, ma tende a dare una risposta, e poi con l'intervento di esperti come psicologi e medici la scienza dà una sua risposta. Magari ogni famiglia, ogni persona vive un disagio, un dolore, anche se non lo mette in evidenza. Ecco, noi cerchiamo di sollevare un problema, cercare di dialogare su questo e di essere così di aiuto a coloro che vivono questo disagio. La parola della fede sul dolore. Beh, Dio partecipa della sofferenza umana e non ci abbandona, vivendo Lui stesso il famoso Venerdì Santo. L'unico invito è quello che dice: figlio mio, non ti arrendere, io ti sono vicino, insieme ce la facciamo. Del dolore si cerca in questa epoca di parlarne quantomeno, cioè c'è una scotomizzazione, per usare un termine appunto psicoanalitico, no? Cioè inconsciamente si cerca di mettere da parte tutto ciò che è dolore e malattia. Evitare il dolore è una tendenza propriamente umana, però a volte l'uomo può anche cercare il dolore. Per esempio c'è questo meccanismo dell'autosabotaggio, per cui la persona desidera per esempio cercare la felicità e si mette invece in situazioni e in rapporti con altre persone estremamente dolorosi. Delle tecniche per affrontare il dolore, della meditazione cristiana, della mindfulness, che sono tecniche che insegnano ad essere nel presente, quindi ad accogliere il dolore. È difficile per un bambino comunicare, soprattutto oggigiorno con la mancanza di un'alfabetizzazione emotiva definita, riuscire a capire per primo quello che sta provando. Soprattutto la famiglia, che dovrebbe essere il primo elemento che lo aiuta a capire determinate dinamiche, magari non sa che cos'è un'emozione e quindi ad insegnarla ad un bambino. Il nostro fondatore anzi si è avvicinato alla fede proprio attraverso la dimensione della sofferenza. Voglio ricordare che era ateo e che si recò a Lourdes proprio per dimostrare che Lourdes era tutta una fannonia, nel senso che era andato lì con una pistola per suicidarsi 111 anni fa, e di fronte a quella testimonianza di fede, tutta quella gente in carrozzina, in barella che pregava, anche egli che era in carrozzina e che era lì pronto con la pistola a suicidarsi, nel consegnare la pistola disse: la signora ha vinto. Ma egli non vide la Madonna, egli però vide la testimonianza di fede di tutte quelle persone che erano presenti davanti alla grotta di Massa Bielci.